Gianni, da una parte, se non l'avete capito voi questo meccanismo e non fate voi uno sforzo anche di uniformità con i vostri colleghi, è evidente che per noi cittadini il disorientamento è maggiore e poi soprattutto continuare a criticare i divieti li delegittima poi per chi li deve duramente rispettare. Lei ha ragione, infatti mi ha visto che quando noi siamo passati da giallo ad arancione ho avuto dei toni di assoluta collaborazione, quasi mi prendessi io la responsabilità del dato che ci veniva proposto. Il problema è che quando con questo DPCM passi da un livello superiore a un livello inferiore ti ci vuole pochi minuti. Guardate il caso mio di venerdì, lavoravo sull'arancione a un'ordinanza venerdì mattina, alle 3:30 mi è stato con mia sorpresa comunicato che eravamo già in rosso. Mentre poi per risalire è un grande problema, lo sa che per risalire noi dovremmo per 14 giorni avere certo dati univoci molto uniformi allora sul livello superiore, allora addirittura se c'è un giorno in cui i dati magari per un RSA o per un focolaio mi schizzano su, devo rincominciare a contare certo 14 per giorni. Per usare la metafora calcistica, qui c'è un'incongruenza. Presidente, insomma la retrocessione è immediata e invece la promozione richiede addirittura il girone di ritorno, un po' di fatica. Il problema è che qui la formula calcistica si riflette sulla vita certo di bambini di seconda e terza è media chiaro che non ritornano a scuola, di un'economia che ne risente, di una società che vive allora questo ci riflesso. Sta,